Bene, ragazzi, oggi siamo in Val Grande. Sigla. Ok, raga, oggi siamo in Val Grande e siamo proprio nel capoluogo della Val Grande, siamo a Cicogna. Con me oggi c'è anche Andrea, Ready to Ciao. Trek, un'altra guida, bravissima tra l'altro. Faremo un anello classico, Alpe Pra, rifugio alpino, Pogallo e ritorneremo a Cicogna. Sarà un bel giro, molto interessante. Cominciamo subito con una bella mulattiera in salita, bella dritta, per arrivare al rifugio Casa dell'Alpino. Però piano piano ci arriviamo. Qua alle mie spalle ci sono tutti dei muretti a secco che formavano dei terrazzamenti dove veniva coltivata la segale per fare praticamente il pane qua in valle. Vi ricordo che qua siamo nel Parco Nazionale della Val Grande. Allora, oggi con noi c'è Nicola da Bologna che ci spiega una cosa veramente curiosa della Val Grande. Stavamo parlando del villaggio di Pogallo, un villaggio a un'oretta e mezza di distanza da Cicogna, che è una storia davvero molto particolare. È stato abitato quasi da 200 anime all'inizio del Novecento. Pensate che c'era addirittura una piccola centrale idroelettrica che forniva luce al paese ed è stato valorizzato da questo imprenditore svizzero, Karl Suttermeister. Avviò questa azienda di commercializzazione del legname. Quindi lui, essendo anche ingegnere elettrico, brevettò questa piccola centrale idroelettrica su a Pogallo, in questo paese che adesso è inimmaginabile pensare che potesse essere così abitato fino a 100 anni fa. Bene, abbiamo fatto circa 400 metri di dislivello, bella dritta, però la mulattiera è bellissima e c'è un panorama sui laghi veramente incredibile. Queste mulattiere stanno qua a testimoniare quanta vita c'era in questi luoghi fino agli anni 50, perché poi dopo la Val Grande si è completamente spopolata. Abbiamo fatto una piccola deviazione per andare a vedere un masso coppellato. Ci parli della pietra coppellata? Queste coppelle sicuramente sono state usate per fare dei riti antichi. Visto anche la posizione, bellissima, probabilmente questo sasso aveva dei significati esoterici. Siamo arrivati alla Casa dell'Alpino. Parco Nazionale della Val Grande. Siamo nella zona wilderness più grande d'Italia. Siamo veramente lontani dalla civiltà, perché già arrivare a Cicogna con la strada è stata un'impresa. E poi siamo saliti in queste antiche mulattiere che ci portano in questo territorio così selvaggio, dove il telefono non prende. Qui si può fare veramente un technology detox. Bene, lasciamo l'Alpe Pra, abbiamo bevuto un ottimo caffè e soprattutto un'ottima torta fatta dalla signora. Continuiamo il nostro percorso verso Pogallo. Adesso facciamo ancora un pezzo di salita in mezzo a una faggeta bellissima e poi scenderemo piano pianino verso Pogallo.
Questa è la cappelletta di Cima Selva. Stiamo scendendo verso Pogallo, in mezzo ai faggi, è bellissimo, raga. Quanto adoro le faggete. Ti danno sempre questa sensazione di fiaba. Molto, molto, molto carino. La Silvietta, appena fatto il guado. Com'è andata? Siamo arrivati a Pogallo! Allora, ci siamo seduti qua a Pogallo e ci siamo mangiati il panino di Mamma Chef. Purtroppo non abbiamo potuto farvelo vedere perché avevamo una gran fame ed è sparito. E allora da questa bellissima fontana cristallina di Pogallo adesso scendiamo piano piano verso Cicogna. Allora vi devo far vedere una cosa un po' triste, purtroppo, perché la Val Grande non è solo la bellezza e il selvaggio, c'è anche molta storia. E la storia degli ultimi, diciamo la storia moderna di questo posto non è molto felice, perché qui si consumò uno degli eccidi più crudi della lotta partigiana. Qua alle mie spalle c'è questa villa che si chiama Villa Sutermeister. Questo è stato il quartier generale nazista nel periodo del rastrellamento qui in Val Grande nel 1944. È una storia molto cruda, vi lascio nelle schede il link al documentario fatto dal mio amico Stefano Cerutti che racconta tutta la storia di questa di questo rastrellamento nazista qua in queste zone. Andate a vederlo, è molto molto interessante, un po' triste, però è interessante. Adesso scendiamo verso Cicogna. Mulattiera per Cicogna è molto bella, ma è eterna. Stiamo entrando in Cicogna, finalmente, perché quel sentiero era davvero eterno. Ok, raga, siamo ritornati a Cicogna. È stata una gita bellissima, il territorio è fantastico, molto wild, molto selvaggio, per cui il mio consiglio personale è quello di affidarvi a una guida escursionistica per venire in queste zone. Siete più coccolati, siete più sicuri e quindi venite con una guida escursionistica. Se vi è piaciuto questo video lasciate ovviamente tante belle spolliciate lì in su, cliccate sulla campanella qua sotto
per non perdermi nessuna nuova uscita. E volevo salutare il mio amico Ready to Trek, Andrea, e la Silvietta, che c'è sempre. E ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ciao!